Eccoci, ben ritrovati in diretta, sono le 11 e 20 minuti primi, grazie anche all'amico Gino Petrucco a rappresentare veramente questa crisi dei rincari alle stelle, anche e soprattutto con i panificatori e quant'altro. Adesso invece vogliamo iniziare a parlare di chi? Dei volontari, di tutte quelle persone che quotidianamente, H24, danno il proprio tempo alle istituzioni, agli eventi e soprattutto alle persone che ci mettono il cuore. Tra queste persone, questa mattina abbiamo voluto invitare il responsabile della Protezione Civile di Renzano, Renzo Neviani. Renzo, buongiorno, grazie per Buongiorno, essere con noi. grazie Allora, Renzo, noi l'abbiamo invitata perché, insomma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, e poi ne parleremo anche poi della Protezione Civile con il prossimo ospite che sarà con noi, insomma, non ha bisogno di grandi presentazioni. Sappiamo solo che da tanti anni, insomma, fate un lavoro meraviglioso. Qui vediamo alcune immagini, ad esempio, che si riferiscono alla marcia Mare Monti di Arenzano. Queste sono le persone che vogliamo far vedere, i volontari, oltre 400 persone che si sono messe a disposizione per poi far diventare la marcia Mare Monti un biglietto da visita meraviglioso. Renzo, lei come responsabile della Protezione Civile di Arenzano, tanto da quanti anni è responsabile? Io responsabile saranno 12 anni, 12 13 anni. anni. Che 12 anni sono stati? Belli, brutti, in tutti i sensi, perché quando c'è le allerte rosse, Certo. c'è le allerte arancioni, bisogna presidiare i cosi e poi andare in giro, vedere, tenere sotto controllo il territorio. Assolutamente. La cosa bella è, Renzo, l'abbiamo sempre detto, tanto vediamo un po' di immagini, finalmente, questo lo è un po' per tutti, tanti giovani che hanno voglia davvero di mettersi al servizio della collettività. Mi sembra di capire che nella vostra struttura che lei rappresenta ce ne sono parecchi. Sì, di giovani ce n'è un 5-6, Beh. e poi siamo in tutto siamo una sessantina Di di persone, certo. iscritti. Sì, meno male che siamo una grande famiglia, andiamo tutti d'accordo Che e questo è riusciamo a importante. legare tutto. Ecco, quando lei diceva ovviamente brutti, intendeva per momenti tipo, insomma, quando sei in allerta rossa, sei H24, può succedere di tutto. Poi Di tutto. ovviamente voi siete un comune non tanto grande, quindi i mezzi sono quelli che sono, poi li Certo, vedremo anche nella vostra sede. Peraltro certo. avete una bella nuova sede che poi vedremo più avanti nelle immagini, che ve la siete tirata su voi, insomma, però grazie ovviamente anche al comune di Arenzano ci avete Grazie. creduto e adesso finalmente avete anche una sede importante. Certo, sì, Prego. bellissima una sede che ce la siamo costruita piano piano noi. Comunque, grazie anche a chi ci ha comprato i locali Lo credo. e chi ha creduto in noi, diciamo, più che altro. Che cosa vuol dire essere nel 2022, insomma, in protezione civile? Tanto vuol dire amare il prossimo, giusto? Esatto, E esatto. anche se sei giovane, ritagliarti il tuo spazio, magari potresti andare con i tuoi amici, invece non lo fai, ma ti metti al È un servizio. È sacrificio. vero o no? Sì, è un sacrificio. A volte si trascura anche la famiglia, però il volontariato bisogna sentirlo, se no è inutile farlo, Ecco, tanto qui difatti. vediamo la vostra macchina, la macchina presidenziale che guida solo lei, giustamente. No, però No. dicevamo, guardate che meraviglia questa. Ecco, guardate che cosa vuol dire organizzare un evento come questo. Qui Sì. avevate fatto un lavoro meraviglioso, avevate ovviamente i semafori per le auto che Certo. venivano su e giù. Poi vogliamo ricordare ancora una volta che ovviamente non c'è solo la Protezione Civile, ma guardate quante realtà, qui vediamo gli amici della Croce Rossa, insomma, c'erano gli alpini. Sì, eravate veramente in tanti. Queste cose non si possono fare senza di voi. Purtroppo, eh sì, è vero, senza di noi non riuscirebbero a fare queste marce, questi eventi qua, perché per le radio, per tutto il resto, per il supporto che diamo noi Lo credo. a Quasi questo. 400 volontari eravate, È più o indicativamente. meno sì. E una volta eravamo anche di più, solo che qualcheduno si è perso per strada. Vabbè, però Renzo, l'importante è che mi sembra di capire che l'interesse da parte dei giovani c'è nuovamente. È ovvio che poi la cosa anche bella, e abbiamo visto anche tante, finalmente tante figure femminili che hanno voglia di nuovo di mettersi in gioco. Per esempio, vabbè, qui siete un po' il vostro gruppo che finalmente poteva fermarsi, perché io l'ho vissuta con voi, vi siete fermati un minuto per mangiare anche voi qualche cosina, come è giusto che sia.
Prego. Sì, è vero. Purtroppo quando si fa questi eventi qua siamo sempre in giro e poi bisogna andare a portare gli operatori in giro. Eccola la vostra tanto esatto, sede, siamo entrati qui. Siamo sulle alture di Arenzano, molto bello. E, insomma, anche se siete un piccolo comune, però insomma, le attrezzature non vi mancano, avete anche una bella sala radio e quant'altro, è vero? Sì, è bellissimo. E poi siamo anche sede di Com, perciò siamo Coc e Com. Ah, salutiamo anche gli amici dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sì, eh? Certo, ci siamo tutti lì in questa sede qua. Certo. E andiamo bene d'accordo e siamo contenti di averla tirata su a questa maniera qua, averla arredata anche tutta. E abbiamo diviso i reparti con le sale radio così non si disturbano quando c'è le allerte. Giusto. E è una bella sera. Ecco, voi ve la siete vista anche brutta quando insomma la frana aveva bloccato per tanto l'Aurelio, insomma lì è stato un momento anche particolare, no? Ogni certo. Volta che scattava poi anche l'arancione subito dopo bisognava chiudere tutto. Tutto, esatto, purtroppo sì, dovevamo, ci arrivava l'ordine di chiudere l'Aurelia, venivano i vigili a darci una mano e anche noi presidiavamo i luoghi dove era chiusa e giravamo con le macchine perché dovevamo. Insomma, quest'anno peraltro ad Arenzano sono stati tanti eventi che sono sempre comunque stati fatti anche in collaborazione con voi, con anche certo. Gli amici degli Alpini, ogni volta che c'è sempre bisogno anche loro sono sempre presenti, ovviamente alla Croce Rossa. Insomma, come sua moglie per esempio come la vive? Ormai da tanti anni si è rassegnata? Ci ha fatto l'abitudine, ormai non mi dice neanche più niente. Beh, certo. Senta, quando lei è entrato in insomma, protezione civile è entrato con lo spirito un po' di tutti, però poi mi sembra di capire che si è proprio innamorato. Sì, sì, io sono stato forse uno dei pochi più, no, ce n'è anche qualcun altro assiduo che ha sempre, c'è cioè sempre, dico, sono sempre presente. Lo credo, poi il presidente deve essere sempre, è il primo che arriva e l'ultimo che va sì, via. Sono coordinatore del comune certo. E presidente dell'associazione. Tanto salutiamo anche tutti gli amici del comune che hanno fatto un ottimo lavoro con questa marcia certo. Che ha dato lustro ad Arenzano portando con l'esclusione ovvia di ucraini e russi, veramente c'erano marciatori un po' da tutto il mondo. Allora Renzo, siamo quasi arrivati alla fine, le faccio l'ultima domanda. Vogliamo fare ancora un appello a tutti quei giovani che fossero interessati davvero a diventare parte integrante del volontariato, della protezione civile e non solo, di tutti i tipi di volontariato. Prego. Sì, io... Tanto per chi fosse interessato può fare capo cosa? Al vostro sito? Alla... Esatto, sì, chi vorrebbe iscriversi con piacere. Al mercoledì sera noi dalle 21 in poi siamo in sede. Nella sede che abbiamo visto? Sì, la sede in via Piammasino. Sì, ok, se no può fare riferimento anche solo che al comune di Arenzano, no? E poi ci saranno i riferimenti. Abbiamo un sito anche noi. Perfetto. Del comune. Quindi tutti i ragazzi e le ragazze interessate? Interessati, magari sì, noi li accogliamo a braccia aperte chi viene. C'è bisogno, Renzo. C'è bisogno. C'è bisogno anche per un cambio, un ricambio generazionale. Di fatto. Anche se mi sa che lei non ci vorrà mai andare in pensione con la protezione civile, non, i famosi raggiunti limiti di età. In che posto, sì. Va bene. Renzo, è stato un piacere averla con noi. Complimenti, grazie naturalmente anche a tutti i suoi ragazzi e a tutte le sue collaboratrici. Dice che state facendo un lavoro meraviglioso, come stanno facendo un lavoro meraviglioso tutti gli uomini e tutte le donne dei volontari, perché sì, davvero. Grazie. Poi Arenzano è piccola e non è facile gestirla, perché siete anche abbastanza dislocati in maniera certo. Particolare come conformazione. Certo. Grazie davvero Renzo Arenzano, responsabile della protezione civile di Arenzano. Grazie a voi. E ci mancherebbe. Rimanga ancora pochi istanti con noi, noi andiamo in pubblicità e subito dopo con noi un altro ospite, non vi dico ancora il nome, ma vi dico che parleremo anche in questo caso anche di protezione civile, ma soprattutto di sicurezza.